Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Dark Knight. E siamo qua sopra perché volevo mettere altre turbine che ho craftato per un motivo molto semplice: mi serve molta più energia. Oggi faremo l'impianto degli alberi, e per l'impianto degli alberi appunto c'è bisogno di energia. Voilà, cosa mi dice? Sono tutti attaccati. Figuriamoci. Non gli va bene, eh? Non ti va bene. Vediamo un po' se li stacco. Uno a uno, così. Partono. E va il bounce. Ah, mannaggia te, oh. Aspetta, mo togliamo quelli che abbiamo messo. Vai. Oh, qual è il problema? Cos'è, rincoglionito sto coso? Allora, rimettiamoli da capo. Uno qua e gira. Uno lo mettiamo qua e si blocca. Azz. Già solo che li metto così vicini già si bloccano. E che minchia. Allora, uno qua e gira. Tranquillo, ok. Se uno lo metto qua si blocca già. Ma fammi capire quanti cazzo. Lo metto più dietro. A quest'ora va, lo metto più dietro. Si blocca. Ma che cacchio hanno ste pale che lo fanno bloccare? Lo metto qui. Oh, cos'è sta lava? Qua? Oh, mo gira tranquillo. Se ne metto uno qui, si blocca. Azz paparazzi. Allora, se non sbaglio, se lo metto qua. Ok, va tranquillo. Dobbiamo metterlo qui a 2 di distanza, va tranquillo, ottimo. Questo, qui Minecraft non scattare. Lo mettiamo qua. Va tranquillo. Ho altre due turbine. Come le metto? Devo metterla qui a 2 cubi di distanza, così. E quest'altra, allora non so se così la prende lo stesso. Un po' lontana però. Quindi mi tocca farla tipo qua. Vabbè, ci arrangiamo, facciamo così. Tanto questi cavi non hanno dispersione, quindi potete metterli anche a 3 km, va bene lo stesso. Potete vedere, mi sta un po' scattando Minecraft, ma che ci dobbiamo fare? Voilà! E abbiamo mandato tutti quanti la corrente al Tesseract. Ok. Allora, vi voglio parlare delle novità che ho fatto in Minecraft. Perché non è l'unica quella di Wind Turbine. Se la smettesse di crashare e di laggare sarebbe meglio. No cazzo, non mi puoi crashare mentre sono in volo. Ok ragazzi, faccio che riavviare Minecraft. Eccomi qua ragazzi, stavo scendendo. Oh madonna, ho rischiato di morire. Allora, in cosa ho fatto dei cambiamenti? Nel senso che mi sono portato un po' avanti. Lì faremo l'impianto degli alberi. Per quanto riguarda qua dentro, madonna quanto scatta oggi Minecraft, ho fatto delle autocrafting in più, ho collegato qua e ho tolto l'energy cube perché ho visto che dava poca energia alla volta, e ho collegato questo qui a questo. In più con i materiali del quarry mi sono fatto altri 3 magmatic engine. Allora, stavamo dicendo, cosa dobbiamo fare per l'impianto degli alberi? Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Innanzitutto dobbiamo fare gli alberi, però prima di fare gli alberi mi servono i tesseract. Me ne servono 2, ma io mi sono portato avanti, vedete? Ho fatto i tesseract frame e posso farne altri qui. Mi servono l'ender pearl, ender, voilà, e ci facciamo l'ender pearl con questo. Ricordate che servono 4 ender pearl per ogni tesseract frame. In questo caso me ne servono 8.
questo è il liquid trasfuse, qua il magma crucible, qua ci mettiamo questi e me li fa. Poi mi serve una ender chest, vediamo se ce l'ho già, non ce l'ho. Per fare un ender chest servono i blades, voglio blades. Poi mi servono allora l'obsidian, ok, la lana, ok, l'ender pearl ovviamente, e cos'altro, la chest. Mazza, oh, c'è una memoria di ferro, allora avevo detto chest, così, via tu, ender pearl, lana e 4 blades, e abbiamo pure l'ender chest, ottimo. Ci servono i tubi, i pipe. Allora, sono un po' schifosi questi. Facciamoci i tubi d'oro, dai, tanto noi siamo ricchi. Guardate quanta roba. Vediamo il glass. Ok. Ci servono anche i tubi di diamante, quindi facciamo un diamond pipe. Anzi, ne fa 8, ma vabbè, ci arrangiamo. Allora, facciamo un po' di questi, ma un po' meno, per favore. Prima 64, ok. Mettiamoci, no, servono 2 diamanti, scherzavo, servono 2 diamanti, allora, qua, 2 diamanti abbiamo detto, giusto? Voilà, ora prendiamo i tesseract, eccoli qua, dobbiamo fare 2 energy tesseract, ma io ho già fatto pure qua il crafting per gli energy tesseract, che persona previdente che sono, voilà. Allora io direi facciamoci per il momento una chest e ci piazziamo qua dentro la roba che ci servirà. Beh, questi qui pure possiamo posarli. Ok. Stiamo dicendo, ora dobbiamo fare i macchinari per le piante ovviamente. Allora serve il planter, che è quello che pianta, e l'harvester, che è quello che toglie tutto, che raccoglie tutto. Allora, il planter si fa con questi plastic sheets, che non è la merda di plastica ma è qualcos'altro. Allora dovete cuocere le rubber bar, che io dovrei già avere perché ci ho pensato già precedentemente a munirmi di rubber. Voilà, infatti vedete ho ancora delle zozzerie in mano, eccetera eccetera. Allora dicevo, ok, plastic sheets, poi cos'altro mi servono? I fiori con i brick, speriamo di avere i brick, perché se no, ecco, non è i brick. Allora, meno male che io sono un tipo intelligente e non si fa spaventare da queste cose. Vabbè, ci sono 3 clay, però se io chiedo l'iron, dammi un po' d'iron, con la minimum stone mi dà la clay. Se io prendo la clay, la metto così e la rompo, mi dà questa clay qui, che se la cuocio mi dai brick. Ah ah ah. Dove sta? 13 clay, dovrebbe bastare. Ora mi serve un pistone. Minecraft non scattare. Ok. Pistone. Piston. Piston. Prendiamoli tutti e due. Quindi il crafting era questo, no? Pistone. I vasi da notte. Questo qui che si fa in questo modo, quindi mi serve della stone. La stone ce l'abbiamo, sì, eccola qua. La plastica ce l'abbiamo, penso di sì, eccola qua. Devo fare allora, vediamo un po'. Un po' di questi. Facciamone un bel po'. Ok, facciamone 7. Voilà. E ne facciamo 28. Allora, così ne facciamo 3 di questi. Ah, serviva i vasi da notte, questo qui. Non so perché continuo a chiamarli vasi da notte, ma vabbè, non importa. Così, poi servono 3 di questi. Poi servono i vasi da notte e basta questi vasi da notte. Pa pa pa, brick. Allora si fa 1 e 2, voilà. Dove stava? Ecco qui,
Bam, ecco il planter. Lo mettiamo qua per il momento. Ora facciamo l'harvester. Harvester. Ehi la madò, cos'è sta cetta d'oro? Poi servono le shears, vabbè le forbici sapete come si fanno, spero di sì. Voi siete dei professional di Minecraft e non vi fate spaventare da delle stupidissime forbici. C'è la crafting, le forbici, poi serviva un'accetta, Minecraft non scattare, poi serve un'accetta, quindi facciamo... Mi dovrebbe avere tipo il gold, quindi mi servono solo gli stick. Che era qua dentro, ottimo. Allora, facciamoci un'accetta, Minecraft non scattare. Ok, si è ripreso, meno male. Accetta. Via sta merda. Voilà. Serve poi uno di questi. Tre di questi. E cos'altro serviva? Niente. Minecraft mi fa i soliti scherzi con questi scatti. Minecraft. 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 Mi sa che devo riavviare Minecraft. Minecraft. E riavvio Minecraft. Eccoci nuovo qua ragazzi, vediamo il salto temporale dove eravamo arrivati. Vabbè, è l'harvester, perfetto. Boh, io direi di andare a dormire e andare a posizionare il planter dell'harvester. Dopodiché vi farò vedere come funziona. Allora, innanzitutto... mannaggia questi scatti. Allora, togliamoci un po' di zozzerie dalla mano. Via ste porcherie. Allora, prendiamo l'harvester del planter. Ah, dimenticavo la cosa fondamentale. Mannaggia a me che sono imbecille. Gli upgrade. Perché questi cosi sono scarsi di base. Io voglio fare una cosa gigantesca. Gli upgrade. Mi serve uno da 8. Quartzon, diamante, platinum. C'è l'emerald che ha 11. Io quasi quasi faccio l'emerald. Io faccio l'emerald. Sì, voglio fare l'emerald. Per un motivo molto semplice. Ovvero siamo nel deserto. E quindi se io pianto... Se almeno gli alberi crescono sulla dirt, non possono crescere dall'altra parte del mondo. E quindi essendo in mezzo al deserto comunque crescerà là sopra, anche se l'upgrade è più grande. Però di smeraldi ne abbiamo abbastanza. Non mi va di usare il quarzo, che potrebbe servirci. Quindi adesso ci serve la plastica, quello, poi ci serve la redstone e le gold nugget, che le possiamo fare da qua. Ce ne servono soltanto due comunque di upgrade, quindi non è un problema. Allora, vediamo la plastica se ce l'ho, perché non me la sta facendo. Ma la plastic, scusa, dovresti avermela fatta. Ah no, forse prima c'è la rubber, ecco la rubber bar, la devo ricuocere, giustamente. Scusa, scusa, non volevo offenderti. Allora, prendiamo questa qua, e da tre di questi. Tre di questi, e ovviamente li ho invertiti. Due di questi e uno di questo. Upgrade emerald. Ah, scusa, devo andare qua. Adesso plastic. Due. Scusate, ho sbagliato tasto. Plastic, ecco qua. Allora, dov'era? Qui? No? Era qui? Perfetto. Così. Così. E così. Quindi con questo qua poi in futuro potremo anche ingrandire il tutto. Perché io avevo fatto raggio 8 per le piante. È forse esagerato a fare questi da 11, ma vabbè. Allora, il planter e l'harvester non li ho presi, ovviamente, bravo imbecille. Allora, il... non c'ho dei blocchi. Vabbè, c'ho questo qua. C'ho la clay, ecco. Allora, voi prendete la vostra clay, la piazzate qua. Ehi, Minecraft. Ok, scusate, Minecraft ha avuto un attimo di cattiveria inside of him. Allora, l'harvester è di nuovo la cattiveria di Minecraft. Allora, piazziamolo più o meno al centro. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Dovrebbe essere qua. Così. Ma da qua non è dove esce, scusate. No, no, da qua è giusto, perché vedete, posso anche decidere la direzione in cui crescono gli alberi. Che no, non me ne frega assolutamente nulla. Mi serve la dirt, mi serve la dirt. Vabbè, il grass va bene lo stesso. Voilà. Allora, benissimo. Ma è al contrario. Ottimo. Tu sei fottutamente al contrario. E non ho manco la cobblestone. Ti rendi conto? Va così. Diamo l'harvester. Ok, ora è giusto. Adesso vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, voi dovete pensare che questo planter, no? Inizia a piantare tutta sta roba, poi questo qui la taglia. Allora, innanzitutto devo dire jungle wood yes, perché penso di mettere anche il jungle wood. Ci mettete il vostro bellissimo upgrade, che poi devo andare a mettere pure di là. E cosa fate? Sì, dobbiamo piazzarci i tubi. Voi ci piazzate questo qua. Così. Minecraft non mi fa i brutti scherzi. Apro il nostro golden transport pipe. Se Minecraft risponde. Ok, Minecraft è crashato. Aspettate che riavvio. Siamo di nuovo qua e... Ma mi sa che stasera proprio Minecraft non vuole collaborare. Vabbè, allora ci devo mettere uno di questi tubi. Vai. Perché non me lo fa mettere? Aspetta, facciamo così. No, sembra quasi che non voglia in nessun modo questo tubo. Non capisco perché. Proviamo a metterci il tubo di diamante direttamente. Proprio niente. Come la butto fuori la roba senza tubi, scusa? Cos'è, rincretinito questo? Sto coso proprio era incredibile. Proviamo a prendere gli altri tubi. C'è qualcosa di strano. C'è proprio qualcosa di strano. Vediamo sia questi che questi. Proviamoli tutti e due. Sta cosa proprio non mi è chiara. Perché questo tizio non vuole i tubi? Proviamo quelli di cobblestone. Così no, e così non li vuole. Proviamo con quelli di legno e non li vuole. Ma io come cazzo faccio a tirar fuori la roba allora? Fammi capire. Proviamo a far così. Ci metto una chest e nemmeno quella va. No, allora c'è qualcosa di strano. C'è qualcosa che non mi torna. Proviamo a romperlo e rimetterlo. Ecco là e non c'ho spazio. Allora, facciamo così. Che palle non avere i cubi da costruzione. Dammi la clay. Ok. Ora, mettiamo questo coso qui. Ok, mettiamo il tubo d'oro. E non va. Come fa a uscire la roba allora, scusa? Cioè, detto che cazzo esce? Da qui? E allora il tubo che ci sta a fa'? C'è qualcosa che non mi torna. Tipo questo? Non va. E che pipe devo usare, scusa? Proviamo che ne so, quei cable. Universal. No. E non ci posso manco mettere una chest. Cioè, guardate. Non me la fa mettere qua. Cioè, o ci deve essere qualcosa sotto, tipo, non so. Questo. Ma mi sembra strano. Come fa un blocco di questi? Allora, proviamo a metterci un tubo d'oro. No. Small shrooms, no, non li voglio i funghi. Cos'è che non va? Cosa c'è che non va?
farlo uscire di qui? Ma la roba non esce così. Ragazzi, questo è proprio un vero problema. Fatemi pensare un attimo, forse mi è venuta un'idea. Vediamo un po' se la mia idea è corretta. Io faccio quasi quasi un tubo di ossidiana e vi faccio vedere come funziona. Allora, non volevo ricorrere a questi metodi, ma se mi costringe non posso farci nulla. Allora, il tubo di ossidiana semplicemente risucchia tutto quello che ci butto dentro, cioè che butto vicino. Vabbè, aspettate, esatto, vedete, l'ha preso e l'ha buttato via. Quindi se noi qua attorno facciamo una cosa del genere, no? Così togliamo sta clay che fa schifo a tutti e non la vuole nessuno. Dai Minecraft, non scattare, ok, si è ripreso. Guarda, proprio non capisco perché Star Vester è tutto buggato, ma vabbè. Facciamo così, così e così, in modo che questo maledettissimo harvester, no? È bruttissimo, ma vabbè, l'importante è che funzioni. Allora, poi prendiamo un tubo d'oro, così. Non mi piace, non so se funziona bene così, però proviamo a fare in quest'altro modo. Dov'è la mia cobblestone? Così, così, e lo piazzo qua sotto, così. Quindi questa parte posso anche toglierla. Ok, ci piazziamo un tubo d'oro sotto, così. Dopodiché facciamo, un bellissimo tubo di diamante. Dove sta? Andiamo qua. Ci mettiamo un ender chest. Dopodiché dobbiamo fare un'altra bella cosa. Dobbiamo fare un tubo d'oro. Così. Di qua. Dopodiché questo lo ricongiungiamo qua. E lo mandiamo anche di là. La notte non mi piace e Minecraft pure non vuole collaborare, quindi direi di dormire. Non si sa mai se spunta qualche mob bastardo. Dormi, dormi, dormi. Ah, mamma mia, sta diventando proprio una seccatura sta cosa. La cosa che l'harvester non prende gli oggetti proprio non doveva esserci. Guarda che casino mi sta facendo fare e in più Minecraft non vuole collaborare stasera. Proprio per niente. Allora, dovremmo fare più o meno questa altezza. Sì, era qua il tubo d'oro. Dai Minecraft, no, Minecraft, non scattare. Ok, si è ripreso. E col cacchio che si è ripreso però. Dai, Minecraft, non mi abbandonare così. Minecraft, per favore. Allora, abbiamo detto tubo d'oro. Madonna quanto scatta, ragazzi. E non capisco perché, ve lo giuro. È crashato adesso. Complimenti Minecraft, sei durato 5 secondi. Eccoci di nuovo qua. Allora, stavo mettendo i cavi. Oh porco Giuda. Oh porco no. Aspettate, no, no. No, no, non morire, non morire. Aspettate, fatemi pensare. Cazzo. Sono morto. Ma porco, madonna. Che palle. Ah, quanto ti odio Minecraft. Ma, ok. Quanto ti odio Minecraft. Fatemi soltanto prendere tutte le cose, perché sennò qua ti do una vita col magnete.
Ok. Rimettiamo le cose normali. Allora, stavo dicendo, prima che Minecraft facesse lo stronzo, che devo mettere i cavi d'oro qui. Ah, che balle Minecraft. Ok, poi ci devo mettere questo qua. E ok, quindi in sostanza come funziona? Come cazzo risalgo? Minecraft, ti odio. Allora, rimettiamo questa dirt. Sì, allora lasciamo almeno un cubettino lì, che potrebbe esserci utile. Allora, come funziona? Questo qui arvesta tutto e noi decidiamo che i sapling un po' vanno qua dentro e un po' tornano indietro per essere ripiantati. Perfetto. Ora, cosa manca? Non manca i sapling. Giustamente. Questo qua. Allora, andiamo a posare qualche zozzeria che abbiamo in mano. Giusto qualche, per non dire tutto. Spero che l'obsidian pipe funzioni come Dio comanda, perché se non mi arrabbio. Ah, abbiamo detto che ci servono i sapling. Adesso non mi importa sinceramente di quale tipo siano, l'importante è che sia sapling. Io voglio legno, non me ne frega nulla che tipo di legno sia, che sia di gomma, non di gomma, non me ne frega nulla. Allora, andiamo qua e gli diciamo che nel verde devono andare tutti questi sapling. Jungle wood, oak wood e rubber. Ok, ora li andiamo a mettere tutti qua dentro. Vabbè, uno me lo tengo così per promemoria, non si sa mai. Ok, tutti questi possono andare dentro. Ottimo. Ora voi vi starete chiedendo, mo lo facciamo partire st'affare. Vabbè, è ovvio, lo facciamo partire, sennò che stiamo a fa qua? Prendiamo i nostri tesseract, voilà. Andiamo a prendere questa frequenza, che è la stessa del query, che è quella che manda, cioè la 666 invia. Noi andiamo lì, mettiamo la 666 ricevi a tutti e due e il gioco è fatto. Piccone ce l'ho? Sì. Allora, l'harvester è qua. Minecraft, fammi salire. Ok, mettiamo un bel tesseract e gli diciamo, ah, on a roll, receive only il 666, bam, la frequenza demoniaca. E vedete che funziona. Vedete, sembra che mi stia dimenticando qualcosa, ma non so cosa. Ah sì, questi qua non li ho messi dentro. Ora mettiamo qui a fianco questo qui, e attenzione che appena lo metto inizierà a partire, quindi occhio. Ora la frequenza demoniaca, vai! Vai! Perché non vai? Qua c'è. Perché non parte? Ci ho messo l'upgrade, giusto? Ho messo la corrente. Cos'altro vuole? Oh mio Dio, questa è bella. Ah ok, è partito. Ma dicevo, ma come cazzo è che non parte? Devo metterci un altro cubo di dirt. E l'impianto ora dovrebbe funzionare. Quindi noi, grazie a questo impianto, abbiamo una tonnellata di legno a disposizione, poi vedrete anche mele. Ok, anche gomma, visto che ho messo anche l'albero di gomma, avremo tutto. Allora, qual è la cosa che si poteva ancora fare ma io non ho fatto? Si poteva ancora fare, oh cazzo, ecco, vedete, questi qui sono già cresciuti. Si poteva anche mettere un fertilizer per farli crescere prima, ma penso che non ce ne sia bisogno, perché per la quantità di alberi che c'è qui
anche se non ne crescono 35 al secondo, comunque su 100 alberi vuoi che non ne cresca uno il prima possibile? Ora l'harvester, vediamo come funziona. E dai, Minecraft non scattare. Minecraft è crashato. E l'harvester mi sa che ha fatto crashare tutto. Eccomi qua, ragazzi. Sapete cosa stavo pensando? Che secondo me questo harvester è buggatissimo. Quando dico buggatissimo non scherzo, perché in effetti da quando l'ho piazzato non ho smesso un secondo di laggare barra crashare. E in più, cioè, non sta facendo una minchia. No, non mi dite che non taglia questi alberi. Vabbè, ora sono apparsi anche quelli, quindi se non taglia neanche quelli. E dagli però. Cos'è l'harvester buggato? Dai, bello. Sembra che proprio non voglia partire. E questa cosa proprio non la capisco. L'harvester buggato. Non volevo farlo, ma proviamo a prenderne uno. Ah no, è partito, è partito. È partito. È partito, è partito. Ora il problema è... Ok. Vedete che vanno giù a posto. Ok, perfetto. Ok, quindi funzionano. Ottimo. E ora un po' vanno qua dentro nella Ender Chest. E un po' vanno... Madonna quanta legna. Ok ragazzi, direi che funziona. Non so cos'ha questo harvester. Ecco, è arrivato già il problema. Il problema si chiama sludge. Voi direte, cos'è questo sludge? È un liquido che produce questa porcheria. Ora, non so se quando si riempie di sludge si ferma, ma è assolutamente inutile. Almeno si potrebbe usare un macchinario apposta, ma non mi piace. Quindi io per il momento, visto che secondo me ho ancora giusto qualche minuto, sperando che Minecraft regga, voglio fare dei waterproof pipe, che sono i tubi per i liquidi simili ai liquiduct, ma un po' più scadenti. Perché? Perché voglio fare questo, il void waterproof pipe, che si fa col cactus e col void pipe, e poi magari uno normale tipo il cobblestone. O il golden, ecco il golden. Col golden e il pipe waterproof. Come si fa il pipe waterproof? Con il cactus. Yeah, dovrei avercelo, sono nel deserto, quindi Minecraft ti prego resisti. Ok, facciamo il cactus. Lo qua dentro, lo cuociamo. Questo serve un void, che se non sbaglio si fa con... Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Se dovrei fare con la redstone, l'inchiostro nero e il glass, ecco. Mancava il glass che non ricordavo. Ah, link sack. Non ho link sack. Ma porco. Aspettate, ho la soluzione. Intanto prendiamo la redstone e il glass. Voilà. Poi prendiamo un bel pipe di d'oro. Pipe d'oro, eccoli qua. Allora, perché non so se si blocca con lo sludge, però nel dubbio togliamolo di mezzo. No, viola, ciano, light, gray, pink, questo no, questo no, questo no. Cioè cos'è? Non ci... Ah ecco, ce l'ha dato il nero. Alla fine ce l'ha dato. Così e così. Voilà. Sti due, facciamo questo e facciamo uno così e uno così. Ottimo. Andiamo a metterli, che è pure notte. Veloci, veloci. Facciamo così. Voilà. Mi raccomando, cerca di
non sputare fuori tutto quanto. Magari ci metto un altro pezzo di cobblestone. Oh, la cobblestone com'è che si fa con la dirt, spero. Dai, Minecraft, ti prego, gli ultimi momenti. Resisti. Madonna santa, quanto legno che mi sta facendo. Ora vorrei soltanto vedere se ho abbastanza piantine nel planter, Minecraft permettendo. Perché il problema adesso è che, avete visto il tubo, no? A metà, questo qui, no? Un po' vanno dentro il planter e un po' girano. Ora vorrei capire se ci sono abbastanza piantine o se sono andate tutte dentro l'Ender Chest. Spero che ci siano. Ci sono solo queste. Ora non so se è perché stanno crescendo solo quelle piante oppure no. Vabbè, no, vabbè, è tutto pieno. Contate che mancava ancora un bel pezzo, quindi devo piantarne altri. Che dire, ragazzi? È un pianto della legna infinita praticamente. Ma io ho messo mica in pacifica. Non vedo mob. Aspettate, no, Minecraft resisti. Vabbè, anche se non resiste, non importa. Per questo episodio è tutto, abbiamo fatto anche il pianto della legna e ci becchiamo nel prossimo episodio. Dark Knight è tutto. Ah, no, è ancora vivo. No, non è vivo, vabbè. Ciao a tutti e al prossimo video.